Affluenza è il programma culturale che il Comune di Fermignano propone nell'ambito del progetto 50x50 Capitali al Quadrato, che si inserisce nel contesto di Pesaro Capitale della Cultura 2024, un programma che parte dalle specificità del territorio. Fermignano è un luogo connotato da una forte produzione industriale e una storia anche che riflette questa tradizione, e ci è sembrato opportuno raccogliere l'invito a riflettere sul rapporto tra uomo ambiente e uomo natura proprio in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali, che sono sempre state al centro dello sviluppo nell'arco di tutta la storia del Comune di Fermignano. Facciamo questo con diversi linguaggi artistici del contemporaneo, dalla danza alla fotografia, dal design all'architettura, alla musica elettronica, alla ricerca sonora, nella settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio. Gli appuntamenti di apertura sono ovviamente lunedì 29 aprile presso l'ex lanificio Carotti. Ci sarà l'inaugurazione della mostra Tralucere di Silvano Baciardi in collaborazione con l'anificio Megavad di Giovanni Pagliardini, e subito dopo il festival In Nuce di danza contemporanea con la performance Tempo di Posa. Secondo giorno, possiamo considerarlo una seconda apertura, alle ore 18.30 presso la Galleria Bramante, Studio Gisto, collettivo di designer e architetti milanesi, aprirà la mostra Gong, Ripensare la natura, con un concerto di Roberto Memoli e l'etichetta Backwards a seguire. La settimana sarà ricca di incontri, concluderemo di nuovo all'anificio Carotti il 5, domenica 5 maggio alle 18.30, ma prima, il 1 maggio e lo stesso 5, un paio di giornate di eventi presso la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, che è l'altro punto focale in cui avverranno le nostre manifestazioni.